cose. Però un momento solo, torno Gianni, però voglio dirvi una cosa, parliamo un attimo, a parte che il Papa ha fatto due dichiarazioni abbastanza imprevedibili, direi. Da una parte ha detto che bisogna pregare per i governanti, per i parlamentari, perché possano mettersi d'accordo e portare avanti la patria, quasi una benedizione al governo giallorosso, e dall'altra ha anche detto che promuove l'alta velocità, la definisce un'opera pubblica di importanza strategica che realizza un collegamento essenziale lungo gli assi principali del... quindi parla anche di TAV oggi il Papa, vabbè che era un'udienza con i dirigenti delle Ferrovie dello Stato, ma insomma è un Papa molto filo governativo quello di oggi. Posso dirti brevemente, scusa, sul Papa, il Papa dice preghiamo per loro, non è che è un endorsement, esatto. Dice preghiamo il Poi Papa che deve fare, prega che vada bene, prega. Però fammi dire una cosa, Mirta, io non sono per niente, bisogno, prega, di quante preghiere hanno bisogno? Quella è vera, molti, hanno bisogno. Maschi, molte, quelli di tutti, e io non sono d'accordo con l'analisi di Lucia, perché i giornalisti da sempre della Lega vedono solo Pontida, il vichingo, la cosa grave di Pontida quest'anno è stato l'antisemitismo contro Gallerne, però qualche giorno prima Maroni, grande dirigente della Lega, ex presidente della Lombardia, stava al forum Cernobbio dell'Ambrosetti, delle grandi elite, c'eri anche tu e lo hai visto. E quello è un altro pezzo di Lega. Qualche giorno prima il presidente Zaia a Veneto stava alla festa del cinema a Venezia. Quindi la Lega non è mica solo quelli che stavano schiamando. La Lega di governo che fa parte. No, però scusa, questo è il punto, Gianni. C'è una contraddizione. È una scelta un po' rischiosa questa di Salvini, perché tu metti in luce il fatto che loro sono ad un'anima molto governativa. Se noi presentiamo l'Italia come il popolo sta con Pontida e l'elite sta in un'altra parte, neanche per sogno. Non l'hai detto tu. È un'Italia di due destre diverse, secondo me. Una destra liberale e una destra. A sinistra come lei non c'è nessuno, Cremaschi, è sempre solo. La sinistra. Quel tipo di sinistra rimane sempre sola e che si sente attaccata. Quando io stavo rispondendo a Lucia, non avevo per niente preso in considerazione, diciamo, l'intervento che anzi in qualche misura condividevo di Cremaschi. Il problema è che oggi la contraddizione è dentro la Lega, perché la Lega, Giorgetti, Salvini, deve decidere: rimango la Lega di governo che sono stati in Lombardia, che sono ancora in Veneto, o divento quella Lega lì impresentabile? Non a caso oggi l'intervista di Tosi sul Fatto Quotidiano riprende questo punto. Non è più la nostra Lega, è il partito di Salvini, dice Tosi, che è una cosa ancora diversa. Tu mi prendi sempre in giro perché sono americano. Allora, volevo dare un suggerimento americano all'onorevole Di Chieri, che siccome ti tormenteranno per mesi, perché voi avete detto tutto il contrario di tutto, però purtroppo rimani in archivio e ti tormenteranno. Non è che devi dire no, ma poi Salvini, perché questo è impossibile. Devi dire, devi citare il poeta Walt Whitman. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. E con questo rimandi tutti a casa. Magnifico, Di Chieri. Oppure un'altra citazione di Humphrey Bogart, che diceva è la democrazia bellezza. Oppure Lucio Marx. A me invece viene, che sono un po' più cattivo, viene in mente il grande comico Groucho Marx, il quale una volta disse: questi sono i miei principi, non vi vanno bene, ne ho degli altri. Stupendo, va bene.